Ciao a tutti ragazzi, oggi vi spiegherò come collegare la stampante a un PC. Spesso si hanno problemi di driver, la stampante non viene riconosciuta, andate per stampare e non stampa niente. Allora, cosa fare? Intanto vedere il modello, la marca, che può essere Epson, Canon, HP, Brother, Lexmark e tante altre marche, Samsung. Poi vedere il modello che solitamente è scritto vicino alla stampante, dietro, sotto, di lato, comunque c'è scritto il modello e andate su Google. Se non avete il CD di installazione, perché magari l'avete comprato usato, perché l'avete perduto, basterà andare su Google e digitare download driver, mettiamo caso sia una Epson. Mettiamo il modello, mettiamo SX125 che è il modello che ho io. Mi raccomando, a prescindere dal tipo di stampante, dal modello, andate sempre nel primo sito, nei primi siti, e che siano i siti della casa madre, quindi Epson, se mettete che ne so, driver, mettiamo ad esempio Canon, MP140. Ad esempio, cercate sempre il sito che sia Canon. Quindi, se la vostra stampante è Canon, cercate Canon, se Epson è Epson, se HP, HP e via dicendo. Quindi, torniamo al nostro driver per Epson SX125. Clicchiamo quindi sul sito della casa madre. Ok, cerchiamo la voce download. O driver troveremo, o scaricare, o cose del genere. Quindi, o utility, o download in questo caso, driver e software. Si apre una nuova pagina. Ecco, a questo punto troveremo il modello. Qui basterà mettere il sistema operativo che abbiamo, se, visto che qui abbiamo il Windows 10, mettiamo questo e andiamo in driver. Per prima cosa scarichiamo il driver della casa madre, basterà cliccarci sopra e andare su download. Eccolo, scaricato. Ci clicchiamo. Facciamo unzip, mettiamo sì, ecco, SX, Epson SX125, facciamo ok. A questo punto basterà sempre fare ok o andare avanti a secondo del tipo della marca della vostra stampante, ok, accettare il contratto. E inizierà l'installazione. Ecco, a questo punto si dovrà collegare, accendere la stampante e collegare il cavetto USB al proprio PC. Nel momento in cui verrà collegato, la stampante verrà riconosciuta, si avvierà il processo di installazione e il gioco è fatto. Io arresto perché già l'ho installato. Ok, poi successivamente io vi consiglio di installare l'Epson Scan, che è il programma per lo scanner. Grazie a tutti, iscrivetevi al mio canale.